Grazie regia di avermi dato la linea e voglio dirvi ragazzi che oggi nel mio programma ho un grandissimo DJ che sta facendo serate. Voglio dire, il nome si tratta di DJ Tino. Ciao, salve a tutti. Ciao Tino. Tutto Sì, tutto bene, tu come stai? bene, bene. Senti, io bene, però so che tu hai fatto una grande collaborazione con DJ Franco. Ce ne vuoi parlare un poco? Sì, Peppino, hai perfettamente ragione, sì, è nata questa bellissima collaborazione con DJ Franco da qualche mese a questa parte, diciamo così, e è una persona molto speciale perché, insomma, abbiamo le stesse idee, come si vuol dire, nel campo musicale, e è nato questo primo progetto che si chiama Love Direction, che sta andando veramente molto molto forte e mi fa molto piacere. Senti, so anche che tu hai fatto anche una bellissima serata su una nave altrettanto bellissima della MSC. Ce ne vuoi parlare un poco? Sì, certo, come no, sì, è stata una bellissima esperienza come penso che a tutti possa piacere un'emozione del genere. È stata una magnifica serata perché mi sono trovato in un contesto tutto nuovo con gente tutta nuova, quindi per me è stata un'esperienza molto molto importante, veramente bellissima, non ci sono altre parole per poter descrivere veramente l'emozione che ho provato quella serata. Senti, so anche che hai conosciuto anche bella gente, c'è stata anche bella gente su questa bellissima serata che c'è stata sulla nave, vero? Sì, assolutamente, ho conosciuto molte, molte persone, ovviamente, e devo dire che sono tutti molto cordiali. Io ho avuto una grandissima ospitalità e vorrei approfittare di questo programma veramente, se mi consenti, Peppino, di poter ringraziare veramente tutti per questa magnifica serata, veramente. Senti, tra poco ci avviamo verso l'estate. Ci vuoi dire un po' quali saranno i nuovi suoni estivi? Beh, sì, ovviamente come dici tu ci abbiamo per l'estate, i suoni devono essere molto molto particolari perché sappiamo benissimo che per l'estate c'è bisogno di un suono che possa veramente far ballare tutti. Ecco, non sarà facile, ma io credo che in questi giorni ci stiamo lavorando tantissimo per far sì che possa uscire in questi giorni, forse il mese prossimo, conto di farlo uscire per il mese prossimo. Un disco che possa far ballare tutti per questa magnifica estate 2011. Senti, ho visto anche che hai fatto un nuovo sito, ce ne vuoi raccontare un poco? Sì, è nato un nuovo sito e lo trovate sul www.myspace.com/Mr.TinoDJ, scritto MR-TinoDJ. È una sezione tutta nuova che mi hanno dedicato, veramente molto carina, e
poi fece un salto, andatelo a guardare, e all'interno troviamo insomma tutte le cose comuni che potete trovare nel sito, biografia, foto, video, insomma, e quant'altro. Andateci a fare un giro, mi farebbe molto piacere davvero. Senti, ci vuoi raccontare anche un po' dei progetti futuri che ci stanno tuoi, insomma. Progetti futuri, progetti futuri, però per piacere ce ne sono tantissimi. Ovviamente il mio sogno, come sia per tutti i DJ produttori, è quello di fare un disco veramente che spacchi tutte le classifiche del mondo. Noi contiamo di fare questo e speriamo. Auguro, perché sei un grandissimo DJ. sì, infatti. No, ma quello che conta, insomma, è avere le idee chiare. Noi le idee chiare ce l'abbiamo, gli strumenti ci sono, quindi adesso bisogna soltanto lavorare sopra. Senti, so che fai anche molte serate. Vuoi dire anche un po' a chi ci sta ascoltando dove si possono raggiungere, anche sabato, venerdì, sabato, domenica, insomma? Beh sì, certo. Allora, a me principalmente mi trovate al Roy Café, che si trova qui a Montesarchio, in provincia di Benevento. Fateci un salto veramente, perché è un posto molto molto bello, potrete incontrare molta gente veramente simpatica, e ovviamente in compagnia mia vi farò ascoltare tanta buona musica, all'insegna un po' dell'house vocale, un po' di dance, insomma. Fate un salto anche sabato, vi divertirete, questo è un divertimento assicurato. Senti, vogliamo raccomandare alla gente anche di non bere molto, importantissimo, hai detto una cosa veramente molto molto importante. Io come anche da parte tua, ma come tanti altri DJ, insomma, perché io molto spesso mi ritrovo anche a chiacchierare con i miei colleghi, la cosa che raccomandiamo a tutti i giovani ragazzi, mi raccomando, se proprio volete fare una serata un po' così bizzarra, portate sempre un amico che non beve, perché è importantissimo, okay, portare la pelle a casa. Ok, ma cioè, non potevi spendere delle belle parole. Assolutamente, è una cosa molto importante. Noi ci teniamo a divertirci, a sparare buona musica, tutto eccetera eccetera, però ricordate che in macchina bisogna essere seri, veramente seri. Quindi mi raccomando ragazzi, non bevete. Senti, un'altra cosa, vuoi salutare anche un po' chi ci sta ascoltando? Assolutamente, allora saluto tutti i tuoi fans, che sono tantissimi, io li vedo, sono tantissimi, e mi fa veramente un immenso piacere, ed è stato anche un immenso piacere avere oggi un colloquio direttamente con te, essere intervistato da te. Io saluto tutti i tuoi fans, tutti quelli che ti ascoltano, e voglio fare un ringraziamento al tuo programma, anche voglio dire che è veramente un bel programma, bravo. Grazie, ragazzi, salutiamo DJ Dino con un grosso applauso. Ciao a tutti. Ciao Dino, ciao. Ciao, grazie, ciao.